Ciao a tutti, allora oggi faremo una ricetta fantastica, una ricetta che è proprio di stagione. Faremo la ricetta dello sciroppo di sambuco. Ecco, guardate, questo è un bellissimo albero di sambuco, è enorme, ci sono centinaia e centinaia di fiori, sono fantastici. Adesso ci avviciniamo pian piano per... ecco qua, questo è il fiore del sambuco, guardate che bello, è un fiore molto grande, molto profumato, questo è visto da vicino, questa è la foglia per non sbagliarsi, vedete, ha il bordo zigzagato, zigrinato ed è una bella foglia. Allora, per fare questa ricetta serviranno circa 15 fiori di sambuco. Con 15 fiori di sambuco noi potremo fare circa 3 litri di sciroppo. Ovviamente dipende molto dalla grandezza dei fiori. In questo caso sono fiori molto grandi e quindi 15 sono più che sufficienti. Se i fiori sono un po' più piccoli bisogna aumentare il numero a 20, 25 in base alla dimensione del fiore. Qua, bellissimi fiori. Ecco qui, abbiamo raccolto i nostri fiori, adesso possiamo tornare per procedere con la ricetta. Bene, eccoci qua, siamo tornati a casa e adesso metteremo insieme lo sciroppo di sambuco. E per comodità ho raccolto 30 fiori, ma per comodità ne faremo solo 7, 8 in un litro d'acqua, perché in questo modo per me è più veloce da fare e, ed è anche più semplice da spiegare. E, quindi le proporzioni che vi do adesso riguardano un litro d'acqua, che diventeranno poi circa 1,8 kg, 2 kg più o meno di sciroppo di sambuco. Quindi per fare questa ricetta vi serviranno 8 circa fiori, più o meno di queste dimensioni, guardate, sono dei bei fiori, se sono più piccoli a volte si trovano anche tipo della metà come dimensioni, ce ne vanno anche 10-12, quindi 7-8 fiori circa, un limone, un litro d'acqua, serve un tagliere, una forbice, e un pochettino, tipo un dito di aceto di mele. Questo è un aceto di mele autoprodotto, fatto da me, e in questo caso utilizzo l'aceto di mele perché non avevo abbastanza limoni, ma se avete abbastanza limoni semplicemente duplicate il numero di limoni, quindi 2 limoni se ce li avete, altrimenti potete tranquillamente aggiungere dell'aceto come diciamo soluzione. Perché bisogna mettere l'aceto e perché bisogna mettere il limone? Prima di iniziare vi do questa informazione. L'aceto o il limone servono ad acidificare la nostra soluzione. Questa è una procedura importante perché durante ovviamente l'esposizione che noi andremo a fare al sole, come è tradizione fare per lo sciroppo di sambuco, ovviamente nei fiori ci sono presenti dei lieviti, ma non solo dei lieviti, sono presenti di tanti microrganismi che durante l'esposizione al sole possono far fermentare l'acqua. Nei fiori c'è presente anche il nettare, quindi ci sono presenti anche degli zuccheri in qualche modo. Quindi questa soluzione potrebbe fermentare, potrebbe marcire anche. L'acidità che noi aggiungiamo attraverso l'aceto o il limone va a prevenire questa evenienza. Quindi il senso del limone o dell'aceto o anche dell'acido citrico, se ce l'avete, ma io vi consiglio il limone o l'aceto che è la cosa migliore, è questo qua. L'acqua ovviamente serve da veicolo a tutto, perché serve a diluire gli aromi e i sapori del sambuco, e il sambuco ovviamente ci mette il profumo, ci mette il nettare, diciamo quello che poi va nel nostro sciroppo. Benissimo, quindi adesso possiamo iniziare. Per prima cosa una piccola spiegazione. Dobbiamo
sapere che la pianta del sambuco è completamente tossica. È una pianta che, appunto, se va ingerita può provocarci dei problemi a livello di tossicità per il nostro organismo. Per questo motivo, quando raccogliamo i fiori sono l'unica parte non tossica di tutta la pianta, vanno recisi il più possibile dello gambo, dello stelo, del fiore, ok? Quindi io con una forbice taglio solo tutti i fiorellini da ogni grande fiore, ok? Quindi questa è una cosa importante da fare, perché in questo modo diminuiamo sempre di più l'eventuale contenuto tossico che potrebbe avere. In realtà parliamo di poca diciamo tossicità in questo caso, però è sempre meglio evitare. Ci possono essere persone che possono essere particolarmente sensibili alle sostanze contenute nel sambuco e potrebbero star male. Quindi per evitare io tolgo sempre la maggior parte del gambo, dello stelo, del fiore. Ecco, dobbiamo considerare che i fiori non vanno lavati, perché appunto sui fiori sono presenti i lieviti che poi a noi serviranno per fare eventuali spumanti, eccetera, e quindi questi andrebbero persi. Attraverso il lavaggio andrebbe perso anche il polline della pianta e anche l'aroma della pianta andrebbe perso, del fiore. Quindi i fiori non vanno assolutamente lavati, i fiori vanno semplicemente guardati e se c'è qualche insetto, di solito ci sono degli afidi o qualche foglia, qualche rametto di qualcosa, va semplicemente tolto, senza lavare. Ecco, a questo punto possiamo mettere il limone all'interno del vaso. Quindi il limone va semplicemente affettato, fette sottili, in modo che il succo del limone si diluisca all'interno dell'acqua, perché poi lo scopo, come dicevamo, è quello di acidificare la nostra soluzione. Quindi questo limone, che è stato ovviamente lavato, va inserito all'interno. Benissimo. A questo punto mettiamo anche il bicchiere di aceto e aggiungiamo l'acqua. Bene, ecco qua, bellissimo, vero? E questa è una tipica preparazione, proprio si va a dire, della primavera inoltrata. Adesso semplicemente il nostro, diciamo, quello che sarà il nostro infuso è stato fatto, e quello che bisognerà fare semplicemente adesso è chiuderlo con un coperchio e lasciarlo fuori al sole. Dovrebbe stare in questo modo circa 2, massimo 3 giorni. Io consiglio 48 ore, è il tempo perfetto. Dopo questo tempo, come vedremo adesso, l'acqua che ha assorbito completamente l'aroma del fiore poi va trasformata in sciroppo, ma questo lo vedremo adesso. Intanto questo lo portiamo fuori al sole e prendo invece dentro un vaso di fiori di sambuco che ho già messo 2 giorni fa al sole. È già pronto, così lo possiamo vedere direttamente trasformarsi in sciroppo. Ecco, guardate il video fino alla fine, perché ad un certo punto poi vi spiegherò perché stiamo facendo tutto questo procedimento per arrivare a fare lo spumante di sambuco, che poi vedrete fare in un altro video. Questo passaggio è molto importante, lo scopriremo più avanti. Eccoci, allora, ho preso da fuori l'altro vaso, quello che ho messo in infusione, diciamo, 2 giorni fa, e come vedete la differenza, diciamo, è abbastanza visibile. In questo caso noi abbiamo già l'acqua colorata
del colore, diciamo, che il fiore ha rilasciato. In questo caso ovviamente l'acqua è ancora trasparente. E l'altra cosa che noi possiamo notare è il profumo. È davvero indescrivibile, ovviamente, purtroppo tramite un video, ma chi l'ha già fatto può comprendere che tipo di profumo ha. È davvero un aroma eccezionale, molto molto buono. Adesso noi trasformeremo questo qua in sciroppo, vediamo come fare. Bene, eccoci. Allora, adesso io ho messo una ciotola, ho messo un primo colino a maglie un po' più grosse e più grande, in modo da poter contenere il tutto, e uno con a maglie un po' più fini dentro, in modo da poter contenere ancora meglio i residui che saranno liberati all'interno della soluzione. In ultimo utilizzerò questo tipo di colino a tela, in modo da poter filtrare tutti i residui che si sono, diciamo, diluiti anche all'interno del nostro infuso. Ecco qua. Qui abbiamo il nostro profumatissimo sciroppo che è stato filtrato, vedete, è abbastanza trasparente, mentre qui abbiamo ciò che rimane dentro, che sono un po' di lieviti ed un po' di pollini anche. Questo è il deposito nella parte sotto. Eccoci. Allora, a questo punto non dobbiamo fare altro che portare ad ebollizione lo sciroppo, cioè l'infuso che abbiamo preparato, per trasformarlo in sciroppo. Per fare questo mettiamo appunto l'infuso nella pentola e aggiungiamo lo zucchero equivalente. Riscaldandosi la soluzione farà sciogliere lo zucchero e il nostro infuso con lo zucchero dentro si trasformerà in uno sciroppo denso. Bene, cari amici, allora siamo alla fine di questa video ricetta. Ho fatto, come avete visto, bollire lo sciroppo di Sambuco. E l'ho fatto bollire per più di 20 minuti, quindi in modo che si sterilizzasse bene. E prima di imbottigliarlo voglio spiegarvi perché ho fatto questo processo per fare lo spumante di Sambuco, per diversi motivi. Allora, intanto perché fare direttamente uno spumante di Sambuco partendo dal Sambuco, dall'acqua, dallo zucchero, eccetera, secondo la mia esperienza porta più facilmente a problemi nella nostra bevanda che vogliamo fare. Si può manifestare una filante, cioè quando il mosto diventa oleoso. Si chiama filante dovuto a un batterio, si possono manifestare muffe e diversi tipi di problematiche, in sostanza. Quindi per evitare tutto questo io faccio lo sciroppo e parto dallo sciroppo per fare poi la fermentazione, perché da quello che ho visto, diciamo, nella mia esperienza, nello sciroppo riesco ad estrarre meglio l'aroma del Sambuco. E quindi nel prossimo video, che pubblicherò tra qualche giorno, vedrete come partendo dallo sciroppo poi riusciamo a fare uno spumante in maniera anche abbastanza veloce e anche molto sicura. E la cosa interessante anche di questo sciroppo è che una volta che l'ho fatto, l'ho prodotto, lo posso conservare molto bene e lo posso conservare per tanti tanti mesi, e in questo modo io posso farmi il mio vino di Sambuco tutte le volte che voglio, mentre partendo direttamente dalla fermentazione del Sambuco nell'acqua e nello zucchero,
si rischiano, diciamo, varie problematiche, come ad esempio sovraccarbonazione delle bottiglie, esplosioni, eccetera, eccetera. Quindi in questo modo io, quando tutte le volte che mi voglio fare un vino, in pochi giorni riesco a farlo. E in più ho da parte un buon sciroppo pronto che io posso utilizzare anche in altri modi, diversamente da uno spumante di Sambuco. Ad esempio lo posso utilizzare per aromare il kefir, che è una cosa che mi piace fare tantissimo, per aromatizzare. Quindi utilizzo lo sciroppo al posto dello zucchero nel kefir d'acqua. Lo utilizzo ad esempio per fare delle bevande semplicemente estive da bere in compagnia con un po' di menta, un po' di succo di limone. Ecco, quindi in questo modo, a mio parere, diciamo, questo è il modo che ho io di fare questa cosa qui, porto avanti, diciamo, conservo meglio l'aroma del Sambuco, che poi posso utilizzare in tanti modi diversi. Quindi questo è il motivo per cui io l'ho trattato in questo modo. A questo punto l'ho fatto sterilizzare, l'ho fatto scaldare, ho lavato la bottiglia con una spazzola. La cosa, diciamo, migliore sarebbe anche quella di sterilizzare anche la bottiglia per stare in sicurezza. E a questo punto cosa faccio? Da caldo, con lo sciroppo ancora caldo, io vado a riempire le bottiglie, che poi raffreddandosi andranno in sottobordo. Quindi in questo modo io poi conserverò lo sciroppo di Sambuco. Bene, adesso la bottiglia è piena, ovviamente è bollente, e lo vado semplicemente a tappare, come per fare la salsa di pomodoro in sostanza. Lo vado a tappare e in questo modo adesso lo faccio raffreddare. E lui va in sottovuoto e da questo momento in poi lo posso conservare per mesi e lo posso riutilizzare tutte le volte che voglio. Una cosa molto importante, un dettaglio molto importante è questo: io utilizzo proprio queste bottiglie e non altre bottiglie. Queste sono le classiche bottiglie da salsa, proprio perché a differenza di altre bottiglie, come bottiglie da vino, da prosecco, eccetera, possono quel tipo di bottiglie trattengono molto la pressione, e quindi c'è il rischio, in caso dovesse fermentare, che la bottiglia possa esplodere. In questo caso invece questo tipo di bottiglie riescono, quando la pressione raggiunge un certo livello, a far sfiatare naturalmente il gas in eccesso, e quindi in questo modo la bottiglia rimane al sicuro, cioè non c'è rischio di esplosione. Quindi vi consiglio di utilizzare, per la conservazione dello sciroppo di Sambuco fatto in questo modo, questo tipo di bottiglie, che è la cosa migliore che si può fare. Si possono anche utilizzare altre bottiglie, ma bisogna stare, diciamo, attenti ogni tanto, magari utilizzare le bottiglie con il clip, ogni tanto bisogna controllare, sfiatarle per vedere se si sta accumulando del gas. E bene, questo è tutto, ci vediamo al prossimo video per fare lo spumante di Sambuco, e se avete domande, come al solito, scrivete nei commenti, e per qualsiasi altra cosa ci potete contattare. Bene, grazie, a presto, ciao!